Задолго до нашего выпуска. Владимир Путин встретил... Il nostro presidente ha incontrato i rappresentanti delle forze armate e ha annunciato il potenziamento degli armamenti. Oggi tutti i TG russi hanno aperto con la nuova minaccia di Vladimir Putin nei confronti dell'Occidente. Abbiamo già sperimentato una nuova arma che non ha precedenti. Il missile balistico intercontinentale Sarmat, che alla fine dell'anno sarà operativo. La seconda notizia resta la cattura di due cittadini americani accusati di essere mercenari. Le televisioni di Mosca portano uno di loro davanti alle telecamere per confessare le proprie colpe. Mi chiamo Alexander Druki. La mia missione era quella di lanciare attacchi con i droni, senza fare distinzione tra civili e militari. Il nostro giornalista gli mostra cosa gli ucraini hanno fatto a Donetsk. Sono scene terribili quelle che mi avete mostrato. Mi hanno aperto gli occhi. Quando ero negli Stati Uniti, le notizie arrivavano solo dall'Ucraina. Ho scoperto quello che succedeva davvero qui, quando ho parlato con i soldati russi. Se è andato in modo volontario, significa che è un mercenario e non può essere considerato un prigioniero di guerra. È un privato cittadino e come tale sarà giudicato. Come finirà questo processo agli americani? Pena di morte come per i prigionieri inglesi? Non vedo alternative. Per forza. Intanto, a migliaia di chilometri dal campo di battaglia, al Forum Economico di San Pietroburgo, si combatte un altro tipo di guerra. Hanno cercato di affossare il nostro sistema economico con le sanzioni, ma non ci sono riusciti. Cosa faremo in Ucraina? Ovviamente difenderemo le persone che vivono in quei territori. Solo loro hanno la facoltà di decidere per il loro futuro e noi li rispetteremo. Negli stessi giorni in cui Putin parlava al forum, i leader dei principali paesi europei hanno incontrato Zelensky. Ecco come sono stati accolti dagli opinionisti di Mosca. Il salame tedesco, il ranocchio francese e il maccherone italiano sono arrivati a Kiev. Fantastico! Ma che pensano di fare? Questo è solo uno spettacolo ideato da Zelensky. Hanno già dichiarato che la pace potrà arrivare solo alle condizioni degli ucraini. Beh, buona fortuna. L'obiettivo è la distruzione totale del nemico. Un altro obiettivo è stato distrutto. Ci siamo guadagnati un'altra stella. Mi dicono che tanti in Occidente guardano con molta attenzione i nostri programmi, pensando che ci siano chissà quali segreti o indicazioni su quando li colpiremo. Ma davvero non capite che ormai siamo a un passo dalla terza guerra mondiale? La vostra fortuna è che la Russia è pacifica e che non sfruttiamo la nostra superiorità bellica, ma non potete contare per sempre sulla nostra umanità. Quindi fate attenzione, bastardi che ci guardate dalle televisioni occidentali. Non abbiamo nemmeno cominciato con i vostri paesi. Ma basta parlare di guerra. È tempo di vacanze. Non c'è posto migliore della Crimea. Apriamo l'estate con quest'acqua cristallina. Rose цветут, маки, papaveri in fiore, lavanda, il mare è bellissimo, il lago è rosa. È un posto perfetto per riposare. Si può raggiungere la Crimea in aereo o in treno, o anche in pullman. Tutto con un unico biglietto. Anche dal Donbass adesso si può arrivare senza problemi. Siamo in Crimea per le fragole, per il sole. Ci sono già 29 e 30 gradi.